Christmas, just like the ones I used to know. Well, the treetops glisten and the children listen to hear. Buonasera. Ottime performance nel 2016 per il gruppo System, che questa mattina ha presentato alla stampa i dati relativi all'anno in corso, da cui emerge una crescita del 18% con punte del 30% per l'Aminam. Il presidente Franco Stefani ha anche fatto chiarezza sul futuro del gruppo dopo la cessione della maggioranza di System Logistic. Ecco le sue parole. È un 2016 che si chiude ancora una volta in positivo, ma quello, la cosa più importante sono i segnali positivi che arrivano dal gruppo. Sì, io ho detto prima molto chiaramente che noi abbiamo fatto un bellissimo anno, che ci stiamo già proponendo per fare un ottimo anno 2017, e quindi i nostri budget li abbiamo raggiunti, abbiamo fatto veramente le cose che avevamo detto e i budget che ci siamo proposti nel 2017 saranno senz'altro già coperti al 70%, quindi l'andamento è positivo. Quello che maggiormente salta alla vista degli osservatori è la continuità, ma soprattutto investire, il gruppo che investe soprattutto negli uomini. Eh beh, è fondamentale, perché noi se non avessimo gli uomini, questi stabilimenti qua, io quando vengo qua la domenica mattina sono vuoti, deserti, e c'è una tristezza enorme. Quando al lunedì arrivo e vedo tutta questa gente che si dà da fare, è la vivere un mondo completamente diverso, cioè l'uomo fa l'ambiente di lavoro, quindi io investo sugli uomini. Non a caso vi dico che quest'anno ho assunto 100 persone in più, 200 in più, ed sarà sempre così. Finché io sono in questa bottega continuerò a dare valore a questi uomini. C'è comunque una sezione che è l'Aminam, che si sta allargando moltissimo. Quello che lei aveva detto oltre 10 anni fa si sta rivelando una realtà, e le applicazioni sono diventate molteplici e voi siete diventati più grandi anche da questo punto di vista. Ma guardi, Lamina, abbiamo creato la tecnologia, ma soprattutto abbiamo creato un nuovo mercato, un nuovo impiego di questo prodotto, e quindi è un prodotto che va ovviamente sulla edilizia, ma sull'arredamento, cosa che non era mai accaduto, che una ceramica fosse dentro all'arredamento come placcatura di mobili e mobili da giardino, tavoli e roba del genere. Quindi abbiamo trovato proprio dei nuovi impieghi. Quindi questo significa aprire non solo la parte tecnologica, ma la parte commerciale, che è quella con più valore. È anche una cosa che le sta a cuore, e cuore qui è in modo scritto tutto maiuscolo, cioè qualcuno che logicamente ha voluto parlare anche della sua situazione fisica, che per fortuna è andata nel migliore dei modi dopo il problemino che aveva accusato in estate. Sì, oggi io sto facendo una terapia dopo un'angioplastica e le cose stanno andando bene, quindi nessun problema. Questo sicuramente per rassicurare, ma coloro che le sono sempre stati vicini lo sono stati nelle primissime settimane, e questo vuol dire anche una idea di completamento del suo progetto fino a X anni e non fino a 2020. No, ma io lascio tutto a quello che verrà, cioè io posso fare i miei progetti, i miei programmi, poi possono esserci degli ostacoli, possono esserci delle occasioni, quindi non andiamo a definire a priori le cose, io tutti i giorni posso cambiare idea. Soddisfazione da parte del capogruppo di Forza Italia Claudia Severi per l'operazione di polizia nel complesso residenziale I Gerani, che ha visto la collaborazione di commissariato, vigili e carabinieri, per sgomberare l'edificio e chiudere gli ingressi al piano terra e al primo piano, e che ha portato alla scoperta anche di 2 clandestini e di diverse dosi di droga. Ora, afferma Claudia Severi, è necessario che questo tipo di attenzione venga riposta sull'intero territorio cittadino per dare più sicurezza e tranquillità alla popolazione. Nuovo appuntamento questa sera con Tile in the World, il magazine sul settore ceramico che andrà in onda alle 23 sul canale 10 del digitale terrestre. I servizi riguarderanno Cersaie, con le conclusioni del direttore di Confindustria Ceramica Armando Cafiero, Tecnargilla, con le parole del direttore di Acimac Paolo Gambuli, e il premio Ildefonso Tamagnini. Passiamo allo sport.
Gli atleti di MDS Panaria Group non smettono di portare a casa buoni risultati. Alla 21esima maratona di Reggio Emilia, Luca De Francesco si è infatti classificato decimo con un tempo di 2 ore 26 minuti e 45 secondi. 26esimo e 33esimo, rispettivamente, Lorenzo Villa e Andrea Spadoni. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto, arrivederci a domani! Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear.